ragazzi, sono in quel di Morozzo, Cuneo. Sto andando al meeting internazionale della razza piemontese. Dovrei essere bene che giunto, vedo qua il cartello, lo striscione. Senza usare la posizione, qua c'è già un mucchio di gente. Azienda di Bertola Bruno. Ho parcheggiato il camion, adesso vado qua allo stand ad Amorapi. Qua c'è Guido Garnero, dove facciamo dire due parole da Guido. Ciao Guido. Buongiorno. Allora, benvenuto. Raccontami un po' qualcosa di come si svolge oggi la giornata. Questo è il meeting degli allevatori della razza piemontese. Internazionale? Beh, internazionale esagero, ma ne arrivo fin da Asti o da Como, quindi internazionale sì, no, per i piemontesi. No, non proprio internazionale, ma nazionale sì. Sì, ok. Perché abbiamo comaschi, abbiamo veneti, qualche emiliano, liguri sì, e poi tanti piemontesi. Tutti allevatori di piemontese. Lo facciamo da una ventina di anni questo incontro in Cascina, la gente partecipa, piace, e lo usiamo anche per far vedere ogni volta, diciamo, qualche aspetto interessante, no? Sì. Non è solo se te se mangi Disney. Okay. Ogni volta che facciamo un incontro così è perché vogliamo fermare l'attenzione su qualcosa, e oggi c'è la tecnologia. Ah, no, vai pure avanti, io... Oggi c'è la tecnologia, perché in questa azienda si usano i collari per il rilevamento di calori e per sulla lo stato... ho mai visto! Sì, sullo stato della salute dei vitelloni all'ingrasso e anche il rilevamento dei parti. Quindi, diciamo, è molto molto tecnologica. Ok, Ed è una tecnologia che i cui costi stanno diminuendo, quindi è una tecnologia portata di quasi, tutti, quasi di tutti. E quindi secondo me è una bella cosa, perché fa diventare l'allevamento un po' più facile, un po' più vivibile. Ok, è sì, una più... questione, diciamo, sociale. Sì, 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 sì. Io la rendo usando da un sesso quattro volte per a guardare la vacca già con la fonda, ecco. Quindi ha una funzione sociale, solleva un po', no? o la fumo per steccuccia con l'uomo, perché noi con tante donne che sono titolari dell'azienda. Ma senti un po', io ho bisogno di una mano da qualcuno per andare al centro a Amorapi. L'hai trovato, nel senso che dimmi quando vuoi venire. Perché qualcuno mi ha detto, no, ma per aprire il centro per uno, ma io un attimo, in un giorno... La parcheggia fuori. Non la porto la mula, non la porto. No, ma organizziamo, perché ho tantissime richieste per quanto riguarda... Volentieri. Allora ci organizziamo. Ok. Quando vuoi, durante la settimana, noi dal lunedì al venerdì siamo lì. Ok. Vabbè, allora ci mettiamo d'accordo. C'è il centro genetico dove proviamo i vitelli, dove facciamo i prelievi di seme e i sì. tori, e poi c'è anche un museo che... Sì, ma interessante. Ok. Volentieri, ci siamo. Ok, va bene. Allora io continuo il mio giro in azienda. Voilà. Grazie. Grazie mille. Ciao e buon lavoro. Allora, qua adesso vi presento il titolare dell'azienda, Bertola. E vuoi intervistarlo te, Guido? Fai te l'intervista, perché almeno Beh, lui è Bertola Bruno, il titolare dell'azienda, nonché il nostro vicepresidente della Naborata. Quindi, diciamo, un'azienda storica del Cuneese, un'azienda a ciclo completo, quindi c'è sia la vacca nutrice, insomma le vacche con i vitelli, e sia l'ingrasso di maschi e di femmine. E quanti capi hai in tutto? Siamo a 310. Navighiamo sempre intorno ai 300. Adesso mi faccio un giro lì là, documento un po' il tutto. Sì. Ok. Di là trovi la parte, le fattrici con le manze, di là trovi i tori all'ingrasso. Ok. Mi vuoi accompagnare, magari mi dici qualcosa almeno? Mai voglio, io devo fare solo un giro per vedere dove stanno chiamando. Ok, dai. Grazie. Allora qua mi hanno presentato Arianna, la nipote di Bruno.
Ciao Arianna, adesso ci documenterà un po' come si svolge il lavoro qua in azienda e un po' il tutto. Allora, ciao a tutti, come detto. Andiamo a vedere, partiamo dalle vacche. Sì, ok, andiamo in là. Dall'allevamento. Allora, qua siamo. Allora, questa è una parte dell'allevamento. L'allevamento è diviso in due stalle. Questa è la più recente, dove possiamo vedere due sale parto. Dove nascono i vitelli, okay. E abbiamo anche il toro lì in bella vista, okay. L'unico toro che abbiamo diciamo che fa fecondazione naturale, per il resto facciamo fecondazione artificiale. Tutto artificiale? Oltre, sì, diciamo un 80%, un 75% artificiale, anche per controllare meglio la genetica. Poi dall'altra parte, diciamo la stalla originaria, che poi abbiamo modificato negli anni, di là ci sono altre due sale parto nei box, e la stalla è divisa in 5 box praticamente. C'è questo, c'è tutto il box 5, e ci sono il box 1, 2, 3 e 4. Nel box 5, 1 e 2 partoriscono le mucche. Okay. Poi quando i vitelli, diciamo, devono fare posto alle altre mucche, vengono spostati nel box 3 laggiù in fondo, dove hanno sostanzialmente una parte dedicata loro, con paglia, e a tutte le ore pieno e mangime a disposizione. Ecco, i vitelli li lasciate sotto la mamma? Mamme, sì. Fino a quanti mesi? Fino a più o meno 3 mesi, quindi 100 giorni, vengono spostati in quest'ultimo box, dove hanno sempre fieno e mangime a volontà, e laggiù c'è un cancello che si chiude. Questo ci permette di togliergli l'orecchino. Perché ho visto, ecco, l'orecchino lì è un sensore. Sì, è un sensore che ci serve per rilevare il loro stato di salute. Noi dal sensore vediamo quanto mangiano, quanto ruminano e quanto si muovono. E sotto un certo indice ci viene mandato. Te parla pure, un io guardo qua, ecco. Sì, sì. No, parla pure. Ecco, e tutte le vacche hanno anche il sensore? Sì, allora le vacche che sono, diciamo, in fase di fecondazione hanno tutte il collare, perché il collare ci permette di vedere quando è il momento esatto per fecondare. Tipo le mucche che sono gravide, che possiamo vederle nell'altro box, non hanno il collare. Sostanzialmente il collare lo preferiamo all'orecchino, perché l'orecchino è personale e tante volte lo perdono. Invece il collare si può ovviamente disinfettare e passare a un'altra mucca. E poi abbiamo anche, vabbè, oltre ai sensori per i vitellini, che ci danno un sacco di informazioni e ci aiutano a contenere la mortalità, che purtroppo è un dato che è presente negli allevamenti. Per forza. E oltre a quelli abbiamo anche dei sensori parto che si mettono sulla coda. Sì. E quando la mucca fa le acque per la prima volta ti chiama. Poi ti richiama un'altra volta e tu sai che. Tutto collegato con un'applicazione sul telefono. No, addirittura ti chiama sul telefono. Sì. Proprio chiama il proprio. Sensore parto, io l'ho salvato sensore parto. Sì, sì, sì. E quindi vedi che è quello che ti chiama, e ovviamente grazie alle videocamere riusciamo anche a gestirci un po' di più, a vedere le mucche, perché comunque tutte le sere facciamo un giro, se c'è qualche mucca che deve partorire la chiudiamo già nel box. Quando per esempio ci sono più vitelli, perché capita che magari in tutto questo box nascono più vitelli, di solito chiudiamo il recinto lì, così, e facciamo tutta questa zona nursery con le rispettive mamme. E niente, molto il nuovo manager, okay. Le nuove generazioni. Sì, mi hanno trovato tutto in televisione. Bene, insomma, brutto, ma passiamo. Yeah. Questa è la seconda stalla. Qua siamo già all'ingrasso. Nel primo box, quello che vedete, è dove vengono portati i mangiarin, quindi quelli che vengono svezzati. Fanno un periodo più o meno di permanenza di 1-2 mesi qua, e poi i maschi vengono portati all'ingrasso, mentre dei tori invece le mucche, le manze, restano qua. E qua potete vedere manze di diverse età divise nei box. E come questa quanti mesi ha più o allora, meno? Allora ti dico quelle che ce l'hanno scritto, tipo questa qua è nata il 27 gennaio del 2022 ed è figlia del nostro toro, quindi è stata concepita con fecondazione naturale. Gennaio, quindi ha 14 mesi. Esatto, ha 14 mesi. Qua invece abbiamo la nostra pupilla,
anche quella lì, la 4093, è una manza che ha quasi 2 anni e verrà poi, è la più grande che abbiamo. Sì. E invece laggiù in fondo abbiamo le mucche che vengono, diciamo, ingrassate e che hanno terminato la loro stagione, diciamo. Abbiamo Serale che ci ingombra il passaggio. E là! Box, abbiamo le mucche che hanno terminato la loro stagione, che hanno generato molti figli e che adesso hanno bisogno di riposo. Sono all'ingrasso. Sono in pensione. In sì. Pensione queste. Sono in pensione, esatto. Ok. E, anche queste? Sì, anche queste. Al momento ne abbiamo 7. E mediamente una vacca quanti parli? Più di 10 di media, ok. Poi dipende, ci sono quelle, dipende anche dall'interparto che hanno. Noi tendiamo a selezionare quelle che hanno un interparto breve, ma che comunque hanno degli indici genetici buoni. Sì. E come difficoltà di parto, cesari? Allora, cesari abbiamo avuto uno 2 mesetti fa, però diciamo che in generale sono mucche che partoriscono bene, che tante volte a forza di selezionare, esatto, la genetica tante volte entrando nella stalla vedi che ha partorito da sola, quindi sì da una parte ti aiuta, ti do un po' di lavoro, senz'altro. Però in generale non faticano tanto a partorire, anche perché selezioniamo il toro da dargli, quindi quello fa già tantissimo. Sì, rispetto a una volta che si tagliavano, adesso succede di tagliare. Adesso non vorrei gufarci, però una volta all'anno, due quella quantità, quindi la percentuale... Sì, su 128 fattiti. Sì. Neanche l'1%, quindi... Ok, andiamo avanti. Sì, Ela, saluta Possì, Malgari storici. Facevi Malgari storici. Allora, vallo sì. Come già che ti chiami te? Claudio Marano di Campiglione Fenile, che eravamo stati alla benedizione. Ringraziamento a Sant'Antonio. Ringraziamento voi là, ok. Tutto a posto, la messa in piemontese. Un grande successo. Ciao. Questa signora che scappa, io la becco comunque anche se scappa. Ah, qua abbiamo tutto il parco attrezzature, sì. Mezzi, questo è già un po' storico. Questo sì, questo diciamo che lo adoperiamo tutti i giorni, e Same dietro ha attaccata la macchina per tagliare il fieno. Questo taglia il fieno? Sì. Sì, la mattina gli diamo la miscelata e la sera gli diamo il fieno. Ma lì non l'ho mai vista, buttate la rotoballe dentro? Sì, allora questo braccio qua va giù. Sì. Ci carichi la balla, poi lo tiri su, lei va avanti e di là c'è una lama che taglia il fieno e lo fa scendere. Quindi tu regoli in base alla velocità. Ah, gli dai il taglio che vuoi. Esatto. E sì, è già anche un po' vecchiotta, però col suo lavoro. Mai vista. Poi vabbè, qua abbiamo girelle, girello, rastrelle. Ho solo l'impagliatrice. L'impagliatrice, esatto. Ok. Sì. Poi là dietro abbiamo un tamagnon molto vecchio, poi abbiamo lo spantiadrugia e il tamagnon chiuso. Ok. Per fare silos. Il Same 100. Questa è anche una vecchia gloria degli anni 90. Poi gli ultimi più recenti sono l'Iron 100 cavalli e... E questo, il Valtra, quant'è? E il Valtra è 175. Ed è, l'abbiamo preso nel 2018, lo usiamo soprattutto per stare... Silos, sì. Poi anche ecco, gli date anche il silos come alimentazione? Sì, allora nella ricetta che gli carichiamo la mattina hanno del fieno, poi hanno il silos, il mais, sì. Silos mais, poi hanno un po' di pastone, sì. Dopodiché gli mettiamo il silos loietto per le mucche. Per quelle che invece hanno i vitelli sotto gli aggiungiamo ancora un po' di mais farina. Invece per l'ingrasso carichiamo sempre fieno,
poi carichiamo il pastone e pastone di mais. Esatto, okay. Pastone di mais, il nucleo e il mais farina. Va bene. Allora andiamo a vedere l'ingrasso adesso. Sì. Sì, il mio collaboratore. Allora, eccoci qua. Sono i tori che dallo svezzamento vengono portati qua. Sono tori che hanno più o meno agosto 2022. Un anno agosto fanno. Un anno d'agosto. Poi pian piano crescono. Crescono. E fanno il giro della stalla. Commesso. Da festeggiare. Sono... Qua sono sempre più grandi. Sì, esatto. Ah, questo è il prodotto che dicevi, l'alimentazione. Sì, questo è il risultato della miscelata. Quindi abbiamo fieno, pastone, nucleo e mais, silos mais, non si vede quasi più, esatto. Farina. Esatto, esatto. Però okay. Lo mangiano volentieri. E più o meno fino a che età? Qua dentro? No, per il macello, a quanto? Sì, allora, arrivano... Giriamo pure. Sì. Arrivano in questa stalla che hanno intorno ai 6 mesi e stanno più o meno un anno. Ecco, come questo. Quel vitello lì, adesso leggiamo sull'orecchino. Non si vede? Ah, si vede? Devo guardare il telefono perché non si gira. Se no, questo qua 30/11/2021. Quindi a novembre fa poi 2 anni. Quanto sarà già di peso? No, beh, io non faccio stime, ma perché... Anch'io non mi pronuncio, potrei dire 700 kg. No, secondo me di meno. Ecco, voilà, questo qua è nato il 30 settembre del 2021. Baldo. Il toro è Baldo, sì, il padre è Baldo. Ah, e lì è il nome del padre. Esatto. Castrati le fate o? No, ne abbiamo preso solo uno che abbiamo di là con le mucche e poi lo metteremo all'ingrasso ma per mangiare. Sì, sì. E sono bravi assieme così, tutti maschi? Sì, ogni tanto sono un po' più agitati, dipende magari anche dal mangime o dalla temperatura, tanto dalla temperatura perché d'estate patiscono il caldo, comunque abbiamo le ventole. Le ventole di areazione. Docili, ci sono anche qualcuno che si lascia accarezzare, che quando entri in stalla è lì che dice dai, sì, ma si vede da. Sì. Ok, quindi abbiamo visto tutto il ciclo, si può dire. Vuoi vedere i 4 più grandi? Cosa? I 4 più grandi? Sì. Questi sono i più grandi. Questi sono i più grandi. Questo qua è il più grasso di tutti. Ed è il più coccolone. Tutti i giorni viene qua a farsi cicciolare. È nato il 9 agosto del 2021. È bello grasso. Sì. E li scornate o? Sì. E vedo qualcuno che è scornato, qualcuno che ce l'ha. Allora, praticamente pochi mesi dopo il primo vaccino che gli facciamo l'intranasal e quando gli facciamo quello gli mettiamo anche il cornastix per togliere le corna. Solo che qualcuno nasce comunque, allora quando gli svezziamo, che gli passiamo all'ingrasso, facciamo un altro controllo e glieli ritogliamo. Qualcuno scappa sempre, però... Ok. Linea di massima cerchiamo di toglierli. Ah, oh, che bravo. Oh, ti ringrazio, abbiamo visto tutto, no? Più o meno, grandi linee, quello che è il lavoro nella vostra azienda. Grazie. Grazie. Ciao ciao. Adesso vediamo un po' di attrezzature. Al Fender. L'8 e 28. Merlo.
qua c'è un autocaricante dall'erba, buonino. Come ti chiami, sti? No. Come ti chiami? Dai. No, perché mi stavi chiedendo se stavo caricando il video. Vedi, stasera ti vedi anche tu. Ma dai. Di dove sei? Sono di Riva presso Chieri. Ah, ok. Allora guardi un video, chi è con te? Comunque un Vardoma. Ma hai anche l'allevamento? Sì, un mancita allevamento. E beh, ma vengo anche un giorno a trovarti. Se vieni a trovarmi volentieri, ma fanno un video perché ho messo poca roba. Ma fa niente, da due in su va tutto bene. Non ho mai una mezza. Ciao, guarda i video, ciao. Abbiamo il Rotomix. Qua abbiamo gli amici della Wolf, super impegnati, non raccontatemi che siete al telefono per lavoro, perché non ci credo. Marco, io a questo signore gli regalerei un berretto della Wolf, perché lo vedo un po' datato, e un po' datato gli darei un berretto della Wolf. Ah, che ho visto bene, che occhio che ha Deggio. Berretto e anche qualcos'altro. Non è anche un parchiare. Bravi. Dai. Butta. Buon appetito. Saluto ma con Dario, va che lo vedo mai. Tutti. Mi tu battuti dal video e siamo tutti in setta. Ciao. Mi tu, sì, pareva ci appetiti. Intre per ultimo. Ciao! Passa, colpi a tutti! Ringrazio Anaborapi per il buono, grazie ancora! Ciao, segui tutti i miei video anche. Quasi tutti. Tutti devi seguire. Adesso in poi li seguirò tutti. Adesso ci sarai anche tu in quello di oggi. Va bene, grazie. Non posso farvi sentire il profumo, ma vi dico, sono spaziali. Andiamo. Qua il capo del picchio rosso, complimenti! Organizzazione super! No, basta come ciucche, boh! Ecco, voilà! Siamo arrivati al dolce! E qua c'è un mio fan che mi conosce, aveva mandato la cavalla al pascolo, non vuole farsi riprendere! Mosè non te l'ha trombata la cavalla? No! Sto bastard, eh! Veramente un po'. E tu sei senza mulo! Sì, per forza. Ma io vado su. La cavalla facesse, ma niente. Gli prendo l'orecchio a Mosè e le faccio toccare assieme. Ma lui è il mulo! Adesso con lui è timido, però facciamo il video. No. Facciamo la foto assieme. Quattro vitelloni, era 2676 kg. 2676 kg. Abbiamo quattro nominativi che hanno detto 2680.
e si aggiudicano 50 euro offerti dall'ARA, un buon acquisto. Vai giù, che lo so. Allora, c'è un nome che non riusciamo a capire. Il nome Marco, il cognome Gulgo Gulfobo, se ne non, non si riesce a leggere. Però ha scritto 2680. Se... Un altro è Mauro Giovanni. Mauro Giovanni. Marco Gandolfo, che ha cercato il peso del 2680 su P. 2680, allora. Allora, qua ci sono due ragazzini che abbiamo fatto un selfie assieme. Di dove siete voi? Vigone. E avete l'azienda anche? Sì. Allora, contattatemi, io vengo a trovarvi. Ti ho lasciato il numero, mi raccomando. Prima volta che passo di lì, vengo a trovarvi. Ciao Claudio! Dai, allora, questo qua imita Dezio, fammi un po' l'imitazione, dai. Oh, quello lì li prendi. Ma li prendi? Beh sì, beh. Dai, 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 imita, dai, dai. Ciao ragazzi, sono Dezio, guardiamo l'allevamento. Che bei vitelli che c'ha, me lo fai vedere, fallo un po' girare lì. Guardate li prendi, quell'animale lì. Che dov'è li prendi, dov'è li prendi? È un montone. Te li prendi se te la sei. È una bella manifestazione. È una bella. Aspetta, aspetta, dai. Ecco, abbiamo il vincitore. Siamo rimasti gli ultimi, sempre il migliore, to. Dai, dai. Ecco, abbiamo il vincitore categoria Betty. Sì, è stata una bella manifestazione. Tanto lavoro, ma tante soddisfazioni. È perché la capra è una bella bestia, sì. Dai ragazzi, chiudiamo questo video. Al ciao prossimo. Matteo Sgro, ciao Matteo Sgro, ciao. Qual è Matteo? Hashtag sì. Hashtag basta, che tu non basta, basta. Boh, ragazzi, alla prossima. Ciao, 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 ciao. Salut mamma. Allora, no, 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 ferma un attimo. Fammi un'intervista qua, signore, quanti anni ha? 78. E tu mi conosci, Dezio la Mulla. Ma come fa a conoscermi? Io vado sempre là, c'è il coso lì. Il televisione? Il coso del da no, il coso del... Il telefonino? Buona. Ah, da buona al calendari. Buona. Beh, ma allora, ti piace la mia mula e tutto? Ma quest'estate vengo a trovarti. Te ne parlo, conto una. Lì, io in montagna, ai giù. Ah. E via l'asio ciot, ah. E la mula. Ah. Io che sta apposta l'asio ciot perché non servisce la mula. Ah. Da femmina una mulotta. Ma la mula la sarpa l'asio, la mula è sterile. La cavalla? No, la mia cavalla. Ah, la cavalla? Che l'asio ciot ne servisce la mia cavalla. Così facevo la mula. Ah. La serve un'altra cavalla. E non la tua? Che la coso. Socio di Serena, la sua Jung. Sì, sì. Conosce? Sì, si conosce. Come si chiama già chiaro? Mi viene in mente il nome. Le chiama. Ok. L'anno Jung su. Ah, venga lì. Tu vaso la serve mia cavalla. La milotta. Certo. Cosa si appena? Io venivo, il mio cavallo, lo lì, apropo. Cosa si appena? Lei ci appena. Grazie di tutto, Picchio Rosso! Servizio ottimo! Lei ci appena 200 euro. Ah. Mi la mia soldi, sa cosa? 100 euro. Gli altri 100 la mano sì. Ah. E te tu gli altri 100, okay. 200 euro. Dove le porta lì da Campana a San Rocco? A Guarda Grazia. Sì? Lì, sai Campana? Sì, sì. La 5-6 cavalli e dove andare in testura, sì, sì. Lei dà la chiave a fare. A Dumè.
E me l'ha fatto, se mi ha lasciato il maestro, eh? Dopo, ma che? Stefano, mi chiama Stefano, resta. Quella cavalla lì, quella mula lì non fa per te. Le vendeva a Silvio Aymar. Il borghese, il cale di Castelmal che va con Ugo Bilò. Le vendeva a Silvio Aymar. Ok, e te la paga? 1400 euro. E te la paga? Le vendeva a me. Oh, già, che ho già. Le alita cani. Ah, bom, 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 bom. Poi su mio sopporto. Ah, bom. Ha terminato 2 anni. E per la vendita, per Valerut. Ah, perché se viene con fame? Questi grammi. Quest'estate vengo a trovarti allora, eh? Ma non sei pro. Il mulo o è bravo o ti ama o ti odia, eh? Il mulo. Mi, allora, dammi il numero di telefono. Aspetta, adesso chiudo. Saluta qua gli amici. Amici, ciao, ciao a tutti. E ti chiami? Ria Stefano. Ok, allora ci vediamo quest'estate in galpeggio. Cosa? G. Deggio la mula. Deggio la mula, ciao. Ciao, ciao, ciao. Vai a fare l'esercizio. Voilà.